In piazza Eremitani, silenzio, libri in mano e una mascherina legata con un bavaglio rosso. Le sentinelle in piedi a Padova, come in altre piazze d'Italia, protestano a loro modo contro la legge che punisce i reati di omotransfobia. Nessuna dichiarazione, solo cartelli appesi al collo che definiscono liberticida il disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole padovano del PD, Alessandro Zan. Ed è proprio il deputato Zan che invece davanti al comune di Padova guida la seconda piazza, quella che dice è dedicata alla difesa dei diritti civili. Gli altri parlano di odio e vorrebbero continuare a discriminare le persone per ciò che sono o per chi amano. Invece noi vogliamo rendere, tutelare e proteggere le vittime più vulnerabili di questo paese, cioè quelle che vengono quotidianamente fatte oggetto di violenza, di discriminazione, di bullismo. E dunque siamo dalla parte della civiltà, della giustizia e del rispetto pieno dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. La proposta di legge di cui Alessandro Zan è primo firmatario prevede infatti l'introduzione del reato di discriminazione verso gay e transessuali. Insieme al popolo arcobaleno, davanti a Palazzo Moroni, si sono visti anche i due esponenti della Giunta Giordani, gli assessori Dem, Micalizzi e Bressa.